Voi amanti degli skateboard, questo video non potete perdervelo. Invece voi altri curiosoni rimanete incollati allo schermo, perché oggi vedremo i 5 skate più pazzeschi in circolazione. Sotto nei commenti fatemi sapere qual è il vostro preferito. Partiamo! Salire a bordo di questo affare deve essere particolarmente emozionante. Inoltre, per gli amanti dei trick, questo skate è la scelta perfetta. Comunque, come vedete, consiste in due ruote che sono collegate ad un materiale leggero e flessibile. Ovviamente gli skaters avanzati sono in grado di fare dei numeri da paura, dato che la sua struttura è più stabile rispetto ad uno skate normale. Inoltre è pieghevole, quindi è molto comodo, dato che potete metterlo nello zainetto e andare ovunque. Sopporta un peso massimo di 115 kg. E con il suo look particolare potreste attirare l'attenzione di molte ragazze. Non sono altro che dei pattini a batteria che in due giorni dal loro lancio hanno fruttato $100.000 alla compagnia che li ha creati. Non richiedono particolare sforzo, vanno da soli, si accelera inclinando il piede in avanti e si decelera abbassando il tallone. Semplici e intelligenti, anche perché comunicano tra loro e possono collegarsi ad uno smartphone per tenere sotto controllo velocità, percorso e autonomia energetica. Insomma, il futuro è alle porte. Questo mezzo, che in italiano possiamo tradurre come lo skate ad una ruota, è per appunto uno skate a tutti gli effetti, però con la grande differenza di essere elettromeccanico e di essere dotato di un bilanciamento automatico, che serve ovviamente a non farci volare per terra. Ma comunque si tratta di una specie di giocattolo per adulti, uomini e donne, in grado di raggiungere una velocità di 19 km/h, quindi davvero niente male. Quello che vedete è uno skate completamente placcato in oro. Quando dico completamente intendo proprio ogni componente, quindi tavola, ruote e anche bulloni. Già uno skate con la tavola placcata in oro sarebbe un'esagerazione assoluta. Le ruote d'oro però fanno capire che questo non è un prodotto pensato per essere usato. Comunque ha un costo di $15.000 e in realtà è perfettamente funzionante. La cosa però non mi stupisce più di tanto. Se uno è così folle ad acquistare uno skateboard placcato d'oro, è probabile che sia ancora più folle ad usarlo. State tranquilli che con quest'altro skateboard potrete girare senza intoppi e in maniera facile e veloce. Comunque, per quanto riguarda la lunghezza, diciamo che è quasi la stessa di uno skate normale, ma con la grande particolarità di avere un design molto moderno, quasi futuristico direi. Ma la cosa bella è che si può piegare e portare tranquillamente ovunque. Per riuscire ad andarci non ci vuole un genio, basta appoggiare un piede sulla piattaforma e usare l'altro per spostarsi. Tutto qui.